Laura è stata colpita quattro volte al centro del petto e Laura è morta dissanguata. Se la doveva prendere con me, se aveva un po' più di forza, un po' più di coraggio invece di essere un codardo, perché per me è un codardo, soprattutto un padre che colpisce le bambine nel sonno. Non ci sono aggettivi che possono definire questa persona. Saluta. Lei è Laura Russo, la dodicenne accoltellata dal padre mentre stava dormendo accanto alla sorella più grande di 14 anni. È il 22 agosto 2014 quando Roberto Russo prova ad uccidere le sue due figlie nella casa di San Giovanni La Punta. Laura muore poco dopo, la sorella più grande si salva. Il padre è stato condannato all'ergastolo in primo grado. Giovanna Zizzo, mamma della piccola Laura Russo, ha deciso di parlare ai microfoni di fanpage.it. Ho alzato gli occhi verso il tetto della sala dove eravamo, nell'aula Famà, e io ho visto mia figlia. Ho visto Laura che mi diceva: "E vai mamma, ce l'abbiamo fatta". Però Ho pianto tantissimo insieme a mia figlia. C'era con me la mia amica ergastolana come me del dolore, che era squadrito. Abbiamo pianto tantissimo tutte e tre, ci siamo sfogate e alla fine mi sono resa conto che non mi ha portato niente. La cosa più importante non me la riporterà più nessuno. È stata Vera che in quel momento mi ha abbracciato e mi ha detto: "Giovanna, ce l'abbiamo fatta, ce l'hai fatta". E io ho detto: "Sì Vera, ce l'abbiamo fatta, ma dov'è Laura?". La colpa delle figlie: aver scoperto una presunta relazione extraconiugale del padre, le ha uccise per vendetta. Voleva ferire le bambine per punire me, perché io non ero riuscita a perdonare ciò che aveva fatto lui alla nostra famiglia. Le bambine avevano scoperto tramite Facebook che lui aveva un'amica da 7 anni. Un'amica, così mi ha detto che era un'amica, una semplice amica. Non se l'è presa con me, se l'è presa con le mie bambine. Quella mattina abbiamo parlato io e lui per più di 3 ore. Abbiamo pianto, ci siamo abbracciati, ci siamo baciati, ci siamo chiesti scusa entrambi. Io ho chiesto scusa a lui, lui ha chiesto scusa a me. Quindi io ero del tutto tranquilla. Marika ha detto: "Mamma, i suoi occhi sono come quelli di quella mattina del 22 agosto". Mi dice sempre: "Mamma, ho visto papà trasformarsi in un mostro". E lei mi fa: "Mamma, lasciami stare, lasciami vivere. Io so cosa vuol dire morire. Niente mi fa più paura". Io gli chiedo semplicemente di continuare a darmi la forza, perché è lei che mi dà la forza per respirare ogni giorno, per alzarmi dal letto e per continuare a lottare. La mia forza è lei, e di farmi sentire il più possibile la sua presenza. Mi manca troppo.